Ragazzuoli cari, benvenuti ad un nuovo video sul mio canale. Come da titolo, oggi, dopo aver completato Resident Evil Village e aver ricominciato una seconda run, ho deciso di fare la recensione del videogioco. Iniziamo col dire che sono un fan di vecchia data, ma con la mente aperta, non il classico boomer che si lamenta della prima persona o dei mancati elementi del survival horror, che a dirla tutta mancano dal 2002 con il remake del primo Resident Evil. Dal 4 in poi la saga di Capcom ha provato a mantenere il tema del survival horror, ma focalizzandosi maggiormente sull'azione, ed è venuto fuori qualcosa di diverso, qualcosa di spettacolare, qualcosa che a parer mio ha funzionato. Ci sono stati capitoli, in un certo senso, perfetti come Resident Evil 4, con difettini tranquillamente passabili, ed alcuni capitoli proprio brutti oggettivamente. Ecco, Resident Evil Village per me si piazza nel mezzo, non è né un gioco orribile né un capolavoro, anche se quest'ultimo a parer mio lo ha sfiorato. Dico sfiorato perché, come avrete già visto, tanti siti di informazione e colleghi sul tubo hanno fatto la recensione, ho avuto modo di vederne alcune, e concordo con tantissime opinioni, così come sono in disaccordo con altri giudizi. Ma è normale, il mondo è vario, ognuno ha le sue preferenze su un titolo e tutte le recensioni sono diverse in base alle esperienze di chi ha videogiocato. Quindi ci sta che per qualcuno il gioco sia appena sufficiente e che per altri sia un capolavoro assoluto. Adesso però, prima di iniziare, parliamo di ciò che mi ha infastidito di più. Alcina Dimitrescu fuori dal gioco. E voi starete dicendo, ok, ma se è fuori dal gioco non mi interessa. Questa, ragazzi, è una cosa che necessito di trattare, ma che non influirà sul giudizio del gioco, poiché un prodotto si valuta per quello che è, senza mettere in mezzo emozioni o l'hype precedente generato durante l'attesa del titolo. Ed ora, voglio sapere perché diamine Lady Dimitrescu è stata su ogni trailer, ogni manifesto e miniatura che vedevo sul web, quando fondamentalmente dura pochissimo nella storia ed è poco rilevante per il finale o i veri motivi che smuovono le gesta del villain principale. Per non parlare del castello, ragazzi, costruito da Dio, grafica di alto livello, cura maniacale dei dettagli e la diversificazione delle stanze, perfetta! Per fare cosa, però? Farci giocare 2-3 ore e senza la possibilità di ritorno per esplorare. Ma perché? Tralasciamo il marketing ovvio sull'enorme donnona, mi rifiuto di chiamarla vampira perché non lo è manco lontanamente, ma questo lo vedremo quando porterò la storia completa. La cosa più fastidiosa è l'aver sponsorizzato così tanto il prodotto incentrandosi sulla sexy Alcina e l'aver sfruttato proprio il suo capitolo non alla perfezione. Questo però non ci interessa, il marketing e come un gioco viene sponsorizzato non ha importanza per il fine del video. È stato solo accattivante come hanno messo hype, alla fine nessuno ha detto il gioco è incentrato sulla Dimitrescu e il castello è importantissimo per la trama, a differenza di Cyberpunk che, ecco, aveva molte pretese, soprattutto gli sviluppatori pretesero tantissimo. Mi ricordo ancora, ho il manifesto di GameStop con scritto prestazioni eccezionali su PlayStation 4 e Xbox One. Parlando del gioco in sé, è vero, c'è poco di survival horror, ma molto più di quanto ti aspetti. Molto più di titoli come Resident Evil 5 o Resident Evil 6, a per mio anche più del 7, nonostante la base del gioco sia praticamente quella del settimo capitolo. Tuttavia Village ha unito al predecessore cronologico molte meccaniche del 4, come Capcom ha dichiarato nei bozzetti di gioco, se siete interessati potete recuperarli in questo mio video uscito qualche ora fa. In ogni caso la scelta di aprirsi un maggior pubblico e implementando di più l'action nel sistema di gioco la trovo molto sensata, soprattutto se fatta in questa maniera. Io, da fan di vecchissima data, non ho avuto problemi e non ho sentito il bisogno di lamentarmi, il bisogno compulsivo che qualsiasi persona sul web ha continuamente. Il ritorno della valigetta e la rimozione della cassa degli oggetti l'ho apprezzata tantissimo, così come il ritorno di una valuta come merce di scambio tramite il Duca, uno dei personaggi più emblematici del titolo. Nel negozio è possibile acquistare munizioni anche se in modo limitato, fiaschette curative e addirittura modifiche per armi. Attenzione però, questo riesce a bilanciare comunque il crafting, che non diventa mai inutile, anzi, a parer mio, è anche migliorato rispetto al settimo capitolo della saga. Resident Evil Village presenta un sistema di combattimento soddisfacente comunque, lo shooting risulta molto ben fatto e mi piace come sia stato realizzato il sistema di mira, specialmente nel cecchino.
L'unica pecca che mi sento di aggiungere al gameplay sono gli enigmi. Nessuno è mai riuscito a mettermi in difficoltà. Mentre editavo gli episodi della serie, mi sono sentito addirittura in colpa e pensavo che venissi accusato di aver giocato il titolo già precedentemente, ma non è così, dal momento che Capcom mi ha fornito l'okay del gioco nel 6 di maggio. Ad esempio, vi è un indovinello nelle stanze della Dimitrescu che è stato così banale da farmi pensare che fosse un trabocchetto. Per quanto riguarda la trama, e mi scuso di averla messa dopo il gameplay, ma per far scorrere di più il discorso ne avevo bisogno, vi prego di non giudicare il gioco senza averlo finito. Un vero fan della serie lo apprezzerà e lo amerà, ci sono tantissimi collegamenti con il primo, il quarto e settimo capitolo. Il titolo si svolge in un villaggio dell'Europa orientale infestato da queste creature simili a lupi mannari chiamate Lycan. Il villaggio è governato da questi quattro signori che mantengono l'ordine senza pestarsi i piedi e sono sotto il controllo di una donna chiamata Madre Miranda. Durante una tranquilla serata, un uomo chiamato Ethan sta cenando con sua moglie Mia, dopo aver messo a dormire Rosemary, la figlia della coppia. In quel momento però Chris Redfield irrompe con la sua squadra nella sala da pranzo e uccide Mia, rapendo la piccola Rose e l'uomo. Ethan però si risveglia dopo un incidente del furgone che lo trasportava e si addentra nel villaggio per cercare sua figlia. Ora, non voglio fare spoiler, ma vi dico che se prendiamo esclusivamente la storia, è impossibile dire che non è un Resident Evil, anzi è molto più Resident Evil di quelli che tanti altri titoli della serie pensano di essere. Ci sono collegamenti che nessuno, e dico nessuno, dei gameplayer italiani ha colto. Ad esempio, a inizio gioco c'è una libreria contenente appunto dei libri sull'architettura e cose varie con scritto scritti da George Trevor, uno dei personaggi più importanti per l'inizio della saga. Questo non lo so, perché magari portano il gioco per far finta di spaventarsi o spoilerare nelle miniature titoli a manetta proprio, a go-go, veramente, l'ho visti spoiler ovunque. Sono estrefatto in un certo senso. Io mi sono spaventato nel quarto capitolo, e lo ammetto, e lì pensavo, anche quando editavo, ma non è la gente pensa che mi sono spaventato per finta? Purtroppo io ho paura di Annabelle, ragazzi, e quel livello me l'ha un po' ricordato. Però se adesso lo vado a rigiocare il titolo, non è che mi spavento, che mi arrampico sui muri dalla paura, o magari lancio via le cuffie, cioè, io capisco il dare spettacolo, ma non bisogna mai cadere nell'imbarazzante. Comunque, tornando alla recensione, che è il fulcro del video, io ho apprezzato queste cose della trama. Il ritmo della narrazione è forse troppo dinamico e veloce. Alle volte alcune piccolezze e dettagli speciali si possono perdere e notarli solo in un secondo momento o in una seconda run. Ciò non impedisce però di goderci la storia a pieno. Non mi sento di giudicare la longevità del gioco, che ufficialmente arriva alle 10 ore circa. Tuttavia l'ho completato in 8 ore e 50, 57, non ricordo. Per me la lunghezza è pressoché irrilevante in un titolo, è la qualità quella che mi interessa, e Village di qualità ne ha, ragazzi, fidatevi. L'avventura di Ethan è tra l'altro arricchita dai personaggi, caratterizzati anche loro maniacalmente e tutti differenti. Ognuno ha la sua storia, i suoi poteri, il suo carattere e la propria zona su cui governare. A proposito delle ambientazioni, sono spettacolari visivamente. Il comparto audio è perfetto e c'è in ogni luogo una differenza devastante di nemici e mostri da affrontare. Piccolo appunto per la modalità mercenari, l'ho trovata molto simpatica e divertente, soprattutto per i giocatori che vogliono mettersi alla prova, che comunque hanno ancora voglia di sparare, finito il titolo. Allora, questo Village mi è piaciuto? Forse, parlando soggettivamente, troppo. Ma il mio voto obiettivo lo vedrete ora nelle schede tecniche, con i pro e i contro. La prima di scheda, ovviamente, comprende un voto totalmente oggettivo. La seconda è pressoché soggettiva, anch'essa con i propri pro e i propri contro. E niente ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere cosa ne pensate, se avete giocato il titolo, se lo avete visto, datemi la vostra opinione sul titolo,
Sono curioso, voglio vedere se c'è qualcuno che la pensa come me. Detto questo, spero che il video vi possa essere piaciuto. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, attivate la campanella per non perdere nessuno dei miei prossimi video. Noi, come al solito, ci vediamo in un prossimo video. Plus Ultra!